Bene, come vedete questo è uno spot, il secondo a dire il vero che è stato realizzato per promuovere il congresso costitutivo di TV Radicale. È un appuntamento al quale noi arriviamo dopo 14 mesi di sperimentazione, sperimentazione di format, sperimentazione di contenuti, sperimentazione anche organizzativa. Infatti ci avrete visti numerose volte alle prese con problemi tecnici, proprio perché magari dovevamo anche imparare ad usare gli strumenti oppure dovevamo prendere maggiore confidenza con la webcam e con il microfono. Bene, finalmente siamo arrivati al momento che già avevamo, diciamo, prefissato un anno fa, cioè alla costituzione di un'associazione radicale, TV Radicale come un'associazione di radicali italiani. Quindi, per questo è già cominciato sul sito tutto un dibattito sullo statuto. Esiste una bozza elaborata da Marco Marchese, sul quale abbiamo ragionato tutti insieme e siamo arrivati ad una formulazione complessiva che ci ha visti d'accordo, ma chiaramente sarà sempre tutto modificabile liberamente dal congresso. E siamo arrivati a convocare appunto il congresso per i giorni da domenica 4 a domenica 11 settembre 2011. È un appuntamento importante, è un appuntamento aperto a tutti, sia a coloro che vogliono diventare soci costituenti di TV Radicale, sia a coloro che vogliono semplicemente partecipare al dibattito come osservatori. Trovate nella nostra chat un link posto da Donato Volpicella, il quale vi conduce ad una pagina dove è spiegato in quattro passi come poter partecipare al congresso. Registrazione sul sito tvradicale.it, registrazione per il congresso con i propri dati e la copia di un proprio documento, i diversi modi attraverso cui sarà possibile partecipare al congresso online e infine il momento del voto, il momento più importante, il momento del voto, che sarà un voto elettronico e segreto sviluppato attraverso il modulo di Drupal VotoNave sviluppato da Romolini. Quindi veramente vi chiediamo di registrarvi se non avete ancora fatto sul nostro sito, di seguire quella piccola scaletta, quei quattro passi che vi portano sicuramente sulla strada di un incontro con quello che è il gruppo di TV Radicale, un gruppo che vuol fare dell'informazione slegata appunto dall'informazione di regime il proprio fiore all'occhiello, come nella migliore tradizione radicale, e da questo punto di vista sicuramente Radio Radicale ci può insegnare tantissimo. Ciò detto, rimandiamo ancora una volta uno spot, lo spot questa volta mandiamo l'altro spot e dopo partiamo con la trasmissione di Gianni Coracione con Luigi Mazzotta, I conti in tasca. Ecco a voi il secondo spot. Bene, torniamo nello studio, è arrivato il momento di fare i conti in tasca, quindi cominciamo a chiamare quelli che saranno gli ospiti di questa trasmissione. Innanzitutto colui che sarà il conduttore di questa trasmissione, e c'è cioè Gianni Coracione, che dovrebbe essere già in linea. Ci senti Gianni? Ci senti Gianni? Perfetto Eccomi. Gianni, e chiamiamo l'ospite di Gianni Coracione durante questa trasmissione I conti in tasca, che è diciamo una trasmissione e una conversazione che verterà sulla situazione economica e finanziaria dell'Italia, ma alla fine naturalmente si finirà per parlare anche di politica. Bene, è collegato anche Luigi. Luigi, ci mandi anche il video? Eccomi, mi vedete? Sta caricando il video, un attimo solo, intanto favoriamo l'ingresso appunto di Gianni e di Luigi.
I Conti in Tasca, un format che già ha avuto molto successo su TV Radicale, e molte letture l'altra volta nella conduzione fatta da Rodolfo Viviani. Adesso io lascio la parola a Gianni Colacione, il quale appunto avrà questa conversazione con Luigi Mazzotta. Buona visione. Allora, mi sentite? Spero bene. Sì, sì, Marco, vai Luigi, Gianni, vai tranquilli. Ok, allora, siamo qui con Luigi, che è un'altra delle colonne di TV Radicale, se non sbaglio segretario dell'Associazione per la Grande Napoli, e prendiamo appunto in esame in questo momento una temperie un po' particolare che sta passando un po' tutta l'Europa, l'Italia in particolare, e questa manovra, diciamo, finanziaria, che dovrebbe cercare di sistemare un pochino i conti dell'Italia per renderci un po' più presentabili a livello internazionale in Europa, ma che dovrebbe anche avere un pochino dare un impulso all'Italia per cercare di se non altro correggere la rotta e di correggere l'andazzo, diciamo, che è molto depressivo, con una crescita zero, e con l'industria appunto che ferma nei suoi ordinativi, insomma con una serie di problemi che sono strutturali, che evidentemente sono strutturali, e sentiremo appunto da Luigi la sua opinione sulla prospettiva che ci pone questa manovra, e che poi magari potremo prendere in esame in alcuni esempi. Ciao Luigi, a te la parola. Senti Luigi? Luigi? No, Luigi non mi sa che non ci sente. Comunque, nel frattempo che ripristiniamo la comunicazione con Luigi, volevo appunto, ecco, ad uso di tutti coloro che ci seguono, informare, e diciamo quanto già credo che già sapranno, che appunto questa manovra che Berlusconi proporrà alle Camere, che dovrà essere votata, ha tra i suoi principali provvedimenti, dei provvedimenti correttivi per quanto riguarda le pensioni, e un contributo cosiddetto di solidarietà, con cui appunto purtroppo ha suscitato parecchie polemiche, in quanto intanto mi dicono che si sente il fruscio del ventilatore, adesso cerchiamo di risolvere. Ci sei Luigi? Sì, era andata via Skype improvvisamente. Ah, ok. Allora appunto io ho accennato appunto a tutti coloro che ci seguono l'importanza di questa manovra che stiamo vivendo come cittadini, e di cui attenderemo la discussione alle Camere probabilmente qualche modifica e la votazione, che prende in esame appunto delle, e che dovrebbe appunto avviare l'Italia ad una prospettiva oltre che di tamponamento dei conti pubblici, ma anche a una prospettiva di inversione di tendenza, e quindi di crescita, per presentarci meglio in Europa, per insomma dare una inversione vera e propria di tendenza. Tu Luigi cosa ne pensi? Pensi che appunto sia adeguata questa manovra? Ma ragazzi, noi ci siamo lasciati con la prima web TV, I Conti in Tasca, che ricordo, se non erro, era il 26 di giugno, appena un paio di mesi fa, su cui io appunto lanciavo questo allarme sulla situazione sia politica, sia finanziaria e sia economica a cui si avviava il nostro paese. Non c'è stato nulla da allora, c'è stato soltanto un'ecatombe. Si sapeva che Tremonti avrebbe dovuto fare quest'ulteriore manovra, e sapevamo anche che lui aveva già dal mese di gennaio i mostri conservati dentro agli armadi. Ebbene, la manovra di Tremonti in questa fase di turbolenza dei mercati finanziari è logicamente risultata totalmente iniqua. Cosa possiamo dire? Che la ricetta per tamponare o uscire da questa fase di profonda crisi dell'economia e della nostra finanza non andava fatta in questi termini. I mercati da allora, insomma, già dal mese di giugno e poi subito dopo la manovra,
hanno continuato ulteriormente la loro discesa. E tutto questo, logicamente, noi deduciamo che sia avvenuto, a parte la crisi economica che già esisteva da alcuni anni, che era partita dagli Stati Uniti d'America e che noi avremmo dovuto poi essere quelli in Europa a trarne vantaggio da questa crisi per poter prendere dei provvedimenti, cosa che non fu fatta e non è stata fatta per questi altri 2 anni. E quindi a parte questo, logicamente, insomma, è subentrata l'instabilità politica. Noi analisti sappiamo che quando c'è una fase di instabilità economica, dove poi si aggiunge una fase di instabilità politica, i mercati rispondono in modo negativo. Quindi possiamo dire che nel nostro paese né il governo né l'opposizione sono riusciti ad impegnarsi seriamente per una vera serie di riforme strutturali del sistema e che riguardavano soprattutto il ripristino della legalità, sia in materia di evasione fiscale e sia per quanto riguarda dei tagli selettivi che andavano fatti nei confronti delle famiglie e delle imprese. Quindi bisogna assolutamente subito liberare le imprese dalla burocrazia. Bisogna tagliare i costi della politica che non sono stati fatti. Bisogna avviare un processo di ristabilizzazione del nostro debito pubblico e, se mi consentite, insomma, ancora una volta ci siamo lasciati alle spalle la possibilità di recuperare subito 4 miliardi di euro del mancato pagamento dell'ICI da parte della Chiesa Cattolica o tagliare dall'8 per mille al 4 per mille i contributi destinati attraverso le dichiarazioni dei redditi. E ci sarebbe da dire anche oltre riguardo i tagli che riguardano tutte le convenienze che fanno parte della Chiesa Cattolica e di cui i cittadini pagano Luigi, mi personalmente. senti? Sì, Senti, prego. volevo immediatamente farti quella, diciamo, fare un po' l'avvocato del diavolo e un po' alimentare anche lo scambio. Quella che potrebbe essere una opposizione tremontiana, diciamo, un'obiezione tremontiana. Praticamente che ho sentito anche più di una volta dagli ambienti appunto della casa del PDL, che è quella praticamente che la crescita economica non si può imporre per decreto né per legge. Sì, vero. Ecco, dimmi, a questa, diciamo, obiezione, come potresti tu rispondere? Guarda, io sono del parere che in effetti si dovevano recuperare delle risorse. E sono risorse economiche che si potevano anche, per esempio, recuperare attraverso la vendita di immobili di proprietà dello Stato, per dire, no? Che ci sono strutture fatiscenti ed inadeguate. E che poi, tra l'altro, insomma, sarebbe anche bastato aumentare dell'1% l'IVA, visto che l'IVA c'è in Italia, è l'unico paese che purtroppo in tutta Europa sta solo in Italia l'IVA. Però almeno avremmo aumentato dell'1% l'IVA su tutti i beni di lusso. Ci sarebbero state sicuramente delle entrate. Quindi, ecco, io voglio dirti che io vedo nero. Vedo nero, io ero fuori dal mercato da 2 anni, ho visto la fase discendente del mercato e sto vedendo che molti risparmiatori, insomma, stanno perdendo risparmi che avevano accumulato negli anni. E per cui, insomma, vedo sarà dura fino a quando finirà questo effetto stampella che c'è stato da parte della BCE, che ha comprato i titoli di Stato nostri e anche quelli della Spagna. In effetti, vedi, noi abbiamo dei dati del PIL che sono molto bassi. In Francia, come l'ultimo dato del PIL dell'altro giorno in Germania, che è risultato stabile,
continuerà questa situazione di macroeconomia molto turbolenta fino a quando non ci saranno delle vere risposte, risposte chiare, e cioè che servono nuove politiche fiscali disciplinate e la ripresa di una crescita economica, come dicevi tu, perché se non c'è produzione, un minimo di produzione in un paese, con tassi di disoccupazione tra l'altro anche molto in aumento, noi non potremo sicuramente migliorare le condizioni economiche, politiche e sociali che riguardano il nostro paese. Poi c'è da dire che c'è stato l'ultimo incontro in settimana tra la Merkel e Sarkozy ed è stata ribadita la necessità di una governance economica per l'Europa. Questa forse è stata l'unica buona notizia che noi abbiamo recepito. Ma finora si è costruita solo una disciplina monetaria attraverso la Banca Centrale Europea. E sul fisco il patto di stabilità non è sufficiente. Quindi occorre muoversi verso un'autorità fiscale sovranazionale, ma servono alcune condizioni, che sono il percorso che deve essere credibile e rapido. Senza questi due percorsi noi resteremo fermi. Da questo vertice è emerso un netto no all'ipotesi dell'emissione di Eurobond. E poi c'è l'aspetto della crescita e possiamo dire che sotto questo profilo l'Europa deve fare un piccolo sforzo di memoria e ricordare che anche prima delle turbolenze dei mercati si cresceva meno degli altri, in quanto c'è bisogno di maggiore concorrenza, cui ci si può approdare attraverso delle riforme strutturali che riguardano il mercato del lavoro e dei beni in genere. In tutto questo, la manovra del governo Berlusconi è una delusione sotto tutti i punti di vista e non ha dato risposte strutturali in termini di crescita. E allora ci chiediamo che cosa bisognava fare. Occorreva dare delle risposte, almeno su tre fronti, di cui se ne era anche parlato minimamente, ma poi è stato tutto accantonato, ed erano le liberalizzazioni, le privatizzazioni e le privatizzazioni e il ridisegno dell'età pensionabile, che è questo uno dei fattori cruciali, fondamentali per il futuro del nostro paese. Per quanto riguarda le entrate, c'era la necessità di ampliare la base imponibile. Invece non si è fatto quasi nulla contro l'evasione fiscale. Bisogna combattere il sommerso, perché io credo che con questo sistema vigente si vada a favore dei criminali. È loro che si arricchiscono. Tra l'altro, poi con tutte le leggi antiproibizioniste che ci troviamo insomma nel paese. E quindi per tutto il resto poi si colpiscono soltanto alcuni contribuenti. Poi c'è l'aspetto della spesa pubblica dove ancora non si capisce dove possa essere la natura e l'entità del taglio. Insomma, le prospettive sono davvero poche. E la prova evidente è che il tasso di fiducia non si sta muovendo. Lo spread regge grazie al salvataggio di una manovra, della BCE, perché è la BCE che è dovuta intervenire con l'acquisto dei titoli di Stato italiani. Ma quando questo effetto finirà, questo effetto stampella, guardate che sarà molto dura, eh. Purtroppo i mercati ci penalizzeranno perché riconosceranno che le prospettive di crescita non ci sono state, così come non c'è un riequilibrio strutturale del debito. Questa, diciamo, è una fase su cui non si è detto, non si è fatto e che dovrà essere
il nostro percorso del futuro, perché i mercati poi rispondono in modo negativo, no? Così come stanno continuando. Quindi diciamo che anche la stessa politica, cioè è la politica che deve fare delle scelte difficili sicuramente, ma necessarie, che riguardano, insomma, devono riguardare esclusivamente tutto un piano di riforme. Ricordiamoci anche che la spesa pubblica in 9 anni è aumentata di 38 miliardi di euro e si potrebbero recuperare 10 miliardi su patrimoni di enti locali e Stato non utilizzati. Sono tutte strutture che esistono e che appunto Tremonti fino ad oggi non ha fatto. Bisognerebbe percorrere una strada che vada incontro ad un pareggio di bilancio e di tassi di interesse bassi. Noi dobbiamo sapere che questi tassi di interessi bassi penalizzano la crescita. Questa è una cosa che noi dobbiamo sapere. Inoltre si parla di riduzione del deficit pubblico di tutti gli stati membri. Ma io qui dico attenzione, attenzione, perché se tutti i paesi ottemperassero contemporaneamente la riduzione del debito, si potrebbero avere anche delle conseguenze disastrose per l'economia. Questo noi dobbiamo tenerlo in considerazione per chi si occupa di economia e soprattutto di finanza. Il problema è che, caro Gianni, le banche hanno smesso di concedere credito alle imprese ed in questa situazione di tempesta finanziaria che si è scatenata, e noi non ci accorgiamo che il mercato trascina giù anche quella gran parte di imprese che, seppur piccole, hanno i conti a posto, hanno dei bilanci consolidati, hanno dei buoni presupposti di crescita. Quindi ricordiamoci che sono le piccole imprese che fanno da traino all'economia ed andrebbero supportate dalle banche piuttosto che lasciate in uno stato di totale abbandono. Sì, io, se mi permetti Luigi, volevo anche fare dunque una piccola contestualizzazione a livello, diciamo, globale, perché se fino a qualche anno fa abbiamo avuto gli Stati Uniti che sono stati un po' il faro del capitalismo, che illuminava con la sua lucentezza anche l'Europa come esempio di un capitalismo maturo e soprattutto, insomma, produttivo di una ricchezza in termini economici sempre crescente, e oggi invece abbiamo appunto questi interlocutori, insomma questo faro, questo termine di paragone virtuoso, che purtroppo invece mostra anch'esso dei grandi problemi dal punto di vista economico. Obama ha cercato di intervenire inserendo, come è un po' la sua, diciamo, formazione politica gli ha dettato dei criteri un po' solidaristici, quindi allargare e aumentare l'introito con le tasse soprattutto per i ceti più alti, però ha avuto ha riscontrato una grande resistenza. Io personalmente credo che su questo si sia rigiocato un pochino la sua rielezione e quindi ci troviamo un pochino da soli. L'Europa, devo dire, tanto appunto per dirne male, che è molto semplice, però non riesco a dirne meglio, vedo che trova sempre uno spunto verso l'integrazione e la transnazionalità, la realizzazione di strutture veramente transnazionali europee, soltanto quando ci sono tematiche economiche. Quindi si è partiti con l'euro, adesso si sente l'esigenza di una authority a livello economico e finanziario. Però io mi chiedo quanto poi si possano produrre effetti in questo modo, quando in realtà politicamente è un'Europa delle patrie. Quindi in realtà sì, l'economia e la finanza, ma se non ci sta poi in realtà il passaggio successivo, che è necessariamente la caduta delle sovranità nazionali o almeno l'avvio di un percorso verso l'attenuazione delle
delle sovranità nazionali verso appunto un'entità sovranazionale e non internazionale europea, credo che insomma tutti gli sforzi poi alla fine siano un po' fini a loro stessi, perché poi le politiche, vediamo che, ecco, non possiamo stare neanche a ricasco sempre della Germania e fare tutto quanto, perché poi anche loro cominciano a mostrare anche la corda. Quindi in realtà dovremmo unirci, e se, fondamentalmente io penso, opino inutilmente a livello politico, per poi anche esprimere una politica finanziaria ed economica unitaria, ma anche una politica estera e tutto ciò che poi ne consegue. Non so che ne pensi, Luigi. Ma sicuramente io credo che la politica estera sia fondamentale per insomma il ripristino di tutta una serie di problematiche che riguardano appunto tutto il mondo. Guarda, io voglio dirti una cosa importante stasera, e te la voglio dire perché io credo che gli Stati Uniti d'America, in questa fase in cui dicono che dovrebbero andare in recessione, ebbene, io ti dico che gli Stati Uniti d'America non andranno in recessione. E ti posso anche dare un dato, chiaramente è sempre un dato di previsione, che però riguarda un'analisi sempre di studi, perché la finanza è questo, è macroeconomia, è microeconomia, quindi a ognuno il suo lavoro. Allora, nel 2012... la produzione industriale americana è in rialzo, è in ripresa. Quindi già questo dato ci consente di poter capire che nel mercato della borsa ci si anticipa sempre di 5-6 mesi. Quindi è vero, noi siamo in una situazione di crisi economica, se vogliamo, non proprio mondiale, perché ci sono dei paesi emergenti come il Brasile, l'India, la stessa Cina, insomma, che sono anni in Europa ormai, la Polonia. In Europa la Polonia. Quindi gli Stati Uniti d'America sicuramente non andranno in recessione. Bisognerà comprare azioni americane, e l'anno prossimo sarà un grande anno per la borsa, pur vivendo nella crisi. Perché l'Europa è quella che soffre di più, ma in questa fase di sofferenza, quando l'indice di Wall Street chiude in modo positivo, il giorno successivo l'Europa apre positivo. Quindi l'indice di riferimento di Wall Street è fondamentale per quanto riguarda i mercati finanziari. E le notizie che arrivano non sono così catastrofiche come vorrebbero apparire, perché noi ormai siamo, l'Italia è sotto speculazione, c'è un indice VIX di volatilità che è enorme, ci sono 3-4 punti ogni giorno, quindi si sta scendendo in un modo incredibile, ma è tutta questa speculazione che è dipesa anche da un mercato dei derivati, dei cosiddetti futures. E c'è una massa di denaro, in effetti, che viene mossa comprandola senza versare soldi, comprando a 95 un future senza versare soldi e poi rivenderlo in giornata a 100 e quindi guadagnando il 5% senza cacciare soldi. Quindi questi sono dei movimenti che poi fanno in modo che ci sia la speculazione. Ma l'Italia, Luigi, è stata presa sotto speculazione, questo, perché l'Italia ha avuto ultimamente, sono arrivati i dati del debito pubblico che sono sono elevati, 1890 miliardi, non è uno scherzo, voglio dire, da 1860 siamo passati a 1890, ora siamo quasi a 2, insomma, miliardi di, e allora è questo che ha fatto sì che poi in Italia non ci sono state le riforme, c'è una forte instabilità politica, è logico, la borsa scende, ma improvvisamente... Luigi, proprio su questo ti volevo sollecitare facendo una domanda molto secca, ma tu che sei esperto,
la volatilità, cioè quindi la non continuità di una fase nella borsa, è sinonimo di per sé stesso di crisi? Diciamo di sì, perché quando in genere ci si va incontro a un mercato volatile, significa che nel mercato c'è qualcosa che non sta funzionando per come dovrebbe. È logico che gli affari si fanno anche in fase di alta volatilità. Però vedi, questo purtroppo lo possono fare i trader. La differenza la fa l'operatore di borsa. Persone che sono come me a casa, che vivono di borsa, che vivono di titoli, che vivono di conoscenza, che vivono di finanza, no? È chiaro, io posso anche perdere, ci mancherebbe, perché non è che siamo tutti quanti, poi qui non ci sono le magie. Però io sono del parere, ripeto, che questo ciclo sta finendo. Il ciclo della volatilità ora finirà. E non solo quello della volatilità, finirà anche in un ciclo ribassista, che sicuramente non diverrà subito rialzista, si manterrà, entrerà un altro ciclo costante di rialzi e ribassi, per poi ripartire su, perché ci sono titoli, per esempio, nel mercato italiano, che hanno degli ottimi bilanci, hanno insomma dei buoni fondamentali, sono delle aziende che stanno producendo, non è vero che loro non stanno producendo. Il problema è che quando c'è la speculazione, le banche, che poi sono le prime ad andare sotto, tirano tutto il mercato giù, e quindi questi titoli, per esempio, hanno perso il 30-40% in 3-4 mesi. E non avrebbero dovuto perderlo questo 30-40%, perché quando un'azienda è buona, è valida, in genere non può scendere, può solo salire. Quindi ci sarà una fase di recupero. Quindi di conseguenza io poi non voglio essere, ecco, la Cassandra o il pessimista, diciamo, no? Vedo le situazioni pessimistiche, è logico, no? Vedo i cicli che vanno in modo negativo, l'economia va male, la finanza va male, però questo non significa che poi ci sono anche le fasi in cui il mercato poi debba ripagare. È logico. Luigi, tanto se per passare dall'economia alla politica, faremo qualche riforma già da subito. Ecco, infatti, quello volevo dirti. Il mercato risponderebbe alla grande, questo è. Senti, appunto proprio su questo, per sollecitarti anche su quello che poi è il collegamento tra economia e politica, tu intravedi qualcuno, qualche persona, qualche personaggio, qualche politico, qualche esperto che potrebbe dare un suggerimento, un impulso, che ha una storia che potrebbe essere credibile come diciamo ispiratrice di un pensiero veramente liberale? In quanto sappiamo che in Italia insomma abbiamo necessità di concorrenza, di privatizzazioni, liberalizzazioni in questo senso, oppure insomma è molto più sconfortante il tuo parere? Guarda, io come figura importante, preparata, insomma, che poi l'abbiamo portato, è stato portato alla BCE, il presidente della BCE Mario Draghi è una persona molto competente, molto bilanciata, che cerca di guardare l'economia per come effettivamente si muove. E io sinceramente anche nell'ultima relazione io ho notato, quando lui parlava appunto di questi fondi che andavano destinati all'università, no? E che non è stato fatto, quindi questo rilancio della cultura, a me mi ha fatto capire che Mario Draghi è uno che ne capisce di economia, non potrebbe stare ora al posto di Trichet alla BCE. È chiaro che come figure economiche importanti nel palcoscenico italiano io non ne vedo, sinceramente. Ma non ne vedo perché in Italia non c'è mai stata una vera concezione liberale. C'è soltanto appunto un sistema di peste, di partiti che rappresentano appunto regimi che si alternano ad ogni elezione politica. E quindi io non vedo ancora, diciamo, delle figure che possano rappresentare, ecco, uno slancio
su temi economici. Noi siamo molto in ritardo, lo sapevamo. E purtroppo la politica non si muove e di In conseguenza. sintesi, secondo te, Luigi, il nostro capitalismo è un capitalismo maturo o non è un capitalismo maturo o non è proprio un capitalismo? Diciamo che il nostro è un consumismo più che capitalismo, io direi. Siamo più, insomma, una società di consumo dove ormai il risparmio che è finito, sta finendo in questi anni, e se non si fanno subito delle riforme, appunto, cioè, rappresenta una società di consumo che ha finito, ha smesso anche di consumare. Cioè, una società di capitale è una società che fa degli investimenti. Ecco, noi avremmo dovuto, per esempio, investire nell'ambiente, avremmo dovuto rimpossessarci dell'ambiente che è stato distrutto in questi 50 anni con disastri idrogeologici che si tutti i giorni ormai, no? Abbiamo fiumi inquinati, ecco, quindi andrebbe investito sull'ambiente, poi avremmo dovuto investire anche sulle nuove energie rinnovabili, avremmo dovuto investire nella tecnologia, perché sono stati investimenti questi un po' manipolati. Diciamo che l'Italia è sempre stato un paese di corrotti e corruttori, per cui chi ha poi avuto delle agevolazioni, chi ha avuto dei benefici, hanno sempre riguardato poi le caste che si nascondevano dietro i partiti politici e quindi imbrogli di tanti finanziamenti europei, no? Che sono arrivati, insomma, addirittura io so che fecero nella provincia di Agrigento un finanziamento per l'eolico e questi gli fecero trovare delle pale finte, ma intanto avevano preso non so quanti milioni di euro. Quindi, se non prima non si fa un ripristino di legalità che deve partire proprio dai partiti politici, da una riforma elettorale. Noi, la gente stanca, non può più vivere ormai con tutti questi partiti, la gente ha le idee chiare, però i partiti tendono a sopprimere le idee dei cittadini, per cui mi sembra molto difficile parlare attualmente di un'Italia liberale. Sì, io Poi, riguardo a questa appunto cosa dei, permettimi, dei finanziamenti europei, io ho letto che c'è stato proprio uno studio della Comunità Europea, non mi ricordo dove l'ho letto, però in cui praticamente si rendevano conto che nei finanziamenti all'Italia, in un caso su 5, con una proporzione di 1 a 5, quindi parliamo del 20%, questi finanziamenti erano una truffa vera e propria, non realizzavano tutto, non realizzavano nulla. E quindi questa è, insomma, è pesante o non come vengono sviluppati progetti, consiglio. questi soldi ritornano indietro. Anche, c'è da dire No, anche no, erano proprio questo. truffe, proprio truffe. Sì. Erano proprio, cioè, perché sai, se tornano indietro bene o male, insomma, poi li utilizzano magari per persone più degne di noi in Europa, ma io parlo proprio di truffe, Gianni, cioè di cose. noi purtroppo, ecco, rispetto agli Stati Uniti d'America, no? Ecco, noi non siamo gli Stati Uniti d'Europa. Se fossimo stati gli Stati Uniti d'Europa, e allora avremmo potuto dire tranquillamente che questa crisi sarebbe stata superata più facilmente. Invece questa crisi non si supererà facilmente, perché bisognerà avere coraggio. C'è necessità di fare determinate riforme, le liberalizzazioni, le privatizzazioni. La liberalizzazione delle carriere è una cosa importantissima. Quante persone potrebbero sviluppare un nuovo lavoro e potrebbero, insomma, destinare le loro risorse, lasciarle qui in Italia, perché ci sono cervelloni che ormai vanno via. E, insomma, noi stiamo perdendo le forze più importanti del nostro paese. Non si è investito sulla ricerca scientifica, che è una materia su cui ormai parte del mondo sta avendo i suoi profitti e i suoi benefici. Ci sono tanti disoccupati. Chi aiuta queste persone? Ma insomma, ma i più deboli, da chi vengono aiutati? E quindi questo il governo non è riuscito a fare nulla, ma la cosa grave è stata l'opposizione che è stata incapace di fare opposizione, un minimo di opposizione a un governo che non Alternativa. c'è.
Questa è la gravità dell'Italia attualmente. Bene ragazzi, scusate se vi interrompo, ma il tempo è tiranno. Io voglio farvi i complimenti per questa bella trasmissione, sia a Gianni per la conduzione che a Luigi per diciamo, le parole semplici che ha utilizzato per far comprendere, e riuscendoci, un argomento così complesso, delicato, difficile come quello dell'economia e della finanza. Veramente con parole semplici siamo riusciti a comprendere un quadro generale che molto spesso, ascoltando l'informazione che ci viene propinata dai media, non si riesce spesso a fare chiarezza, ad avere le idee chiare. Invece, con poche parole, in questi 40 minuti, veramente siamo riusciti a capire molte cose. Luigi, credo che sia il caso di fare nuovamente tra una settimana, tra 2 settimane, magari una nuova puntata dei Conti in Tasca, perché è una trasmissione che merita sicuramente, è un format che merita. Io ringrazio e saluto Gianni Colacione e Luigi Mazzotta perché incombe. Ciao ragazzi. Ciao. Arrivederci, buona Ciao. serata a tutti. A più Ciao tardi. ragazzi, torniamo nello studio perché adesso incombe l'appuntamento successivo, però prima di passare all'appuntamento successivo dobbiamo, come abbiamo detto già numerose volte, siamo in un periodo pre-congressuale per TV Radicale. Quindi tutte le volte che si passa da un format all'altro, voi vedrete un piccolo spot, ma questo piccolo spot serve a ricordarvi che sul nostro sito, vedrete se andate nella home del nostro sito, in alto a sinistra trovate un bannerino che vi invita ad andare su una pagina dove è spiegato tutto ciò che occorre fare per poter partecipare al congresso costitutivo dell'Associazione Radicale Telematica TV Radicale. Quindi vediamoci questo spot, andate.